Questa ricerca parte sul fatto che attualmente non si conoscono ancora le cause dei disturbi dello spettro autistico. Sono fondamentalmente, si parla di stime di incidenza di uno ogni 77 bambini affetti da questo tipo di disturbo. Se si va sui principali motori di ricerca si vede che ci sono circa 15.000 lavori che cercano di individuare le cause, ma da oggi non esiste ancora una causa. Questa ricerca è stata svolta su una piccola sottopopolazione perché si è cercato di identificare dei bambini che avevano delle stesse caratteristiche. Il problema dell'eziopatogenesi è proprio questa, che esistono tanti sottogruppi, tante sottocategorie, quindi questa è stata fatta su una popolazione di bambini che avevano delle stesse caratteristiche.